da Old Wild West sono arrivati i nuovi Chianina Burger. Con pecorino e parmigiano, perché qui si mangia italiano. Bravo Lino, e hanno solo carne 100% di Chianina IGP. E per questo scelgo Old Wild West, mix of fest. Hai sentito? A maggio c'è il compleanno di Iperceramica. Dobbiamo fare un regalo. Ce lo fanno loro. Per i 20 anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e 1000 offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti. E andiamo a vederli. Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart, che ci segue in tutti i lavori. Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. Mi piace. Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua. One Podcast. Sono uscito da ora, ma non ho letto l'oroscopo. Ma io l'oroscopo glielo faccio qui in diretta. Buongiorniello, c'è l'oroscopo in 2 minuti anche oggi, che è lunedì 25 marzo 2024. Una giornata potentissima a livello spirituale e astrologico, quindi preparatevi. Prima di tutto ci svegliamo con la luna piena in bilancia, che è anche eclissi di luna simbolicamente. Parliamo di uno scontro tra l'io, il sole in ariete, e l'altro, la luna in bilancia, che deve rivedere i suoi equilibri. L'eclissi amplifica le emozioni, soprattutto dei segni cardinali, in questo caso, che sono bilancia, capricorno, cancro e ariete. Oggi in India si festeggia Holi, che è la festa dei colori, che celebra proprio l'arrivo della primavera, la vittoria del bene sul male, che appunto viene rappresentata con una pioggia di polvere colorata che invade la città. È una festa antichissima che rappresenta la vera natura del pensiero indiano. Partiamo con l'oroscopo dell'Ariete, che con questa luna piena sarà sensibilissimo alle critiche, ma poi in effetti si fermerà a pensarci su, a costa proprio. Il Toro sente l'amore rifiorire dentro di sé e non vede l'ora che diventi un rampicante infestante. I Gemelli sentono un rigidissimo crollo delle temperature dei sentimenti, mettono il piumino al cuore. Il Cancro oggi ha bisogno di mettere nero su bianco cosa prova e per chi, ma anche che cosa ne riceve in cambio, perché l'amore deve avere i suoi equilibri, se no si chiama martirio. Il Leone, nonostante tutto il subbuglio emotivo intorno, si sente come se fosse a Nuova Delhi in mezzo alla folla fucsia e fiero di esserlo. Evviva la felicità! La Vergine si sente accartocciata nel cestino come il foglio di carta con l'errore di stampa. La Bilancia non riesce a pensare, ma sente così forte che ha bisogno di fare un backup del cuore con un amico fidato. Statela ad ascoltare, che rivela cose sagge. Lo Scorpione forse non impara dai suoi errori, ma da quelli degli altri sì. Quindi oggi si sente forte come una colonna portante di quelle alle quali ci si può appoggiare. Il Sagittario deve trovare un modo di abituarsi a questi prossimi giorni, con Venere, Marte, pure Saturno, tutti contro, che lo faranno sentire inadeguato come i tacchi a spillo nella scampagnata di Pasquetta. Il Capricorno è molto, ma molto diverso da come lo conosciamo, e anche lui qualche volta tituba sentendo i suoi pensieri. Ottimo anche nei momenti di domande esistenziali. L'Acquario si sente libero come quando vieni invitato a pranzo e devi solo portare il vino. Nessuna altra incombenza per oggi. E infine i Pesciolini, adesso che hanno accolto anche Marte, si sentono delle bombe sexy pronte ad esplodere, ma per il bene dell'umanità, a partire dal partner. Oggi, secondo la numerologia pitagorica, è un giorno 9, l'ultima delle cifre singole. Un giorno di consapevolezza, ma anche di malinconico saluto. Prendiamoci quindi il tempo di ascoltarci, senza avere l'ansia di pensare alle risposte che diamo. E anche per oggi dalla vostra astrologa Ginny è tutto. Trovate l'Oroscopo Podcast settimanale su One Podcast e tutte le piattaforme audio. Ci sentiamo domani, ciao! Da Old Wild West sono arrivati i nuovi Chianina Burger. Con pecorino e parmigiano, perché qui si mangia italiano. Bravo Lino, e hanno solo carne 100% di Chianina IGP. E per questo scelgo Old Wild West, mix of fest.